carichi ragazzi però! Caspita! Ma sto a scuola, vi interessa o no? Sì! Siamo un po' spenti! Appunto! Incazzati! Ragazzi, allora, il caro ha detto una cosa giusta. Io faccio questi spettacoli chiaramente per cantare, non in questo caso, non in queste serate, però lo faccio per poter manifestare a voi la mia indignazione e spero che ognuno di voi, uscendo di qua, possa trasmettere la propria indignazione alle 13 persone, in modo tale da creare un mondo unitario di incazzati! Non di spenti, di incazzati! Non vi è stato mai detto, per esempio, un attimo, vi è signoraggio, che in Portogallo, nelle 5 anni fa, in una elezione regionale, avendo i portoghesi i coglioni strapieni, l'80% non è andato a votare. Non sono andati a votare l'80%. Che cosa è successo? Che 2 mesi dopo tutto il potere politico portoghese è rimasto completamente spiazzato, non si era aspettato, si è tranquillamente rimpresentato nello stesso identico modo. Che cosa è successo? Che per la seconda volta, come se ci fosse un filo invisibile, l'80% dei portoghesi non si è ripresentato alle elezioni. Bene, dopo 5 mesi dalla prima volta che i portoghesi non si erano presentati, tutti i partiti politici si sono azzerati, sono rimasti partiti, hanno messo nuovi leader, nuove facce, nuovi programmi e sono andati a votare il 62%. I portoghesi si sono riappropriati del loro potere, della titolarietà del loro potere. Ecco che cosa hanno fatto i portoghesi. Hanno fatto l'unica, vera rivoluzione senza armi. Ed è questo che dobbiamo fare noi. Perché la storia siamo noi, non sono gli altri. Gli altri, la storia parte da noi. Noi decidiamo il nostro futuro, non gli altri. Se ognuno di noi incomincia a manifestare la propria indignazione con l'unico modo, non andando a votare, vedrete che anche da noi le cose cambieranno. Ma se a ogni elezione noi andremo a votare, saremo sempre nella merda, sempre!